Stop alla discarica di Telgate. Il Consiglio della Regione Lombardia ha messo fine ieri alla questione dei nuovi impianti di gestione di rifiuti nel comune della Bassa Bergamasca, con una risoluzione approvata all'unanimità. La mozione era stata promossa in Commissione Ambiente dal consigliere Gabriele Sola dell'Italia dei Valori per fermare un accanimento su un'area già estremamente stressata dal traffico veicolare, da impianti produttivi e di gestione rifiuti, dalle infrastrutture. Nello specifico, nell'area interessata dalla cava a Telgate, si prevedono nei prossimi 6 anni le escavazioni di ghiaia e sabbia per 2 milioni di metri cubi attraverso 4 lotti che verrebbero successivamente riempiti di rifiuti inerti derivanti principalmente da impianti termici e demolizioni edili. In particolare in prossimità di Cascina Nullo lungo la strada comunale passano almeno 200 automezzi al giorno con un pesante aggravio dell'inquinamento acustico e un aumento di emissioni di PM10 del 9%. Inoltre a 100 metri scorre il torrente Rillo e si rischia l'inquinamento della falda acquifera. Tutte giustificazioni che hanno spinto la regione a bloccare altri impianti. Un successo anche per gli ambientalisti che però ricordano come ci siano altre aree a rischio. Se a Telgate in qualche modo è stata bloccata comunque quella che era un'evidente speculazione, non altrettanto si può dire rispetto a Treviglio, dove comunque è stato dato parere favorevole alla compatibilità ambientale per la discarica di cemento amianto alla cava Vailata. Siamo di fronte alle solite contraddizioni, per cui laddove è più forte forse il clamore, si fa in modo di non prendere una decisione fino al periodo ferragostano o quasi, come è successo a Treviglio, mentre in alcuni casi veramente improponibili si prende sempre comunque una posizione giusta ma in ritardo. Occorre da parte della Regione che ci sia assolutamente una chiarezza rispetto a quelli che sono i criteri per la determinazione degli impianti di trattamento delle discariche.